Ciao La tesori, moglie benvenuti sta in un nuovo mettendo video le zanzare vlog a nel quale mi Luna vedete perché finalmente si con la mia dispiace tra famiglia la moglie e i e bambini la mia bambina stanno momentaneamente abitando a bella. casa di Dino. Partiamo dall'inizio. Perché a casa loro stanno facendo dei lavori. Quindi lei mo, il giorno che tu stavi, ciao non lo mamma ricordo, che tu stavi, poi ritornato non andare a Roma. Lavori miei. E scommetto io. Quanto mi sei mancata, banana. Bella. Ed è anche più alta, ancora più alta di prima. Bella. 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 Vediamo quanto siete alti. Vediamo. Poi la giornata sera. Altissima. Altissimi, tutti e due. No, lui è più alto. Vabbè, mamma, perché è più grande, dolcezza mia. Aspetta che ti metto a posto. Non vedevo i miei nonni da... Da quant'è che non vi vedevo? Da un paio di mesi. Da un paio di mesi? Too much. Too much. Non va bene. Non va bene. Devo migliorare la situation. Amore, chi è quella? Amore! Oddio, mio bello! Oddio, è bellissimo! Sei tu con la faccia piccola perché... Perché sei bassa? Perché sono bassa, mamma. Grazie, amore. Tu sì che mi dai tanta autostima. Bella, devo... Ehi! C'hai due nuovi giochetti a casa, Lara. Quali? C'ha uno che fa crescere i capelli a dei pupazzetti. E l'altra... Quanto ti hanno viziato i nonni in questo periodo? Tantissimo? Sì. Sì. Come schioccavo le dita? Ecco, ma non lo diciamo, va. Le dita. Dite, mamme in ascolto, ditemi che avete avuto gli stessi problemi con le nonne. Una fattura o la borsa. Che bello, bravo Samu, amore. Io quasi mi rido. È stupendo, mamma, sì mamma, stupenda zia, è bellissimo. Siete troppo bravi, troppo troppo. A me no, come... la mamma, tu sei la mia mamma. Ma sì, a mamma, mi sono sbagliata, scusa, dammi un bacetto. Bacetto. Bella. Allora, che... Ma lei è la tua mamma? No, mi sono sbagliata! Ah, mamma mia! Ma non è mamma mia, caruso! C'è un trombone! Non è mamma tua, è mamma mia! Sì, c'è mamma! C'è un trombone! Sei un trombone, è bellissimo! Comunque, ditemi che avete anche voi questi problemi con i nonni, per favore! Mamma! Perché, C'è un trombone! Fallo basta, Fallo basta che la parola... Dimmi! Un abbraccio! Un abbraccio! Ecco perché mi sei mancata! Perché sei la mia dispensatrice di amore personale! Perché non sono mamma e Samu? No, amore, sono la zia. Cioè, in realtà sono la cugina di Samuel. In realtà sono la... In realtà sono tua cugina. Però sei bello di zia. E non è il tuo padrino. Ce lo sono. Bene, se volete il dolcetto venite fuori, amore. Guarda lì questi due mangiatori di uva. Amori, sono buoni? Gnammi gnammi, nacche nacche, nacche nacche, guarda lì. Guardatini. Che poi dal video sembrano enormi, ma in realtà sono due scricciole. Cioè sono piccolissimi, giuro. Sì, ma la bocca chiusa. Quando fecero una mostra. Sta scusando il semino. Brava, buttalo lì. Brava mamma, brava. Quanto sei brava! La volevo far entrare. Quanto brava! Perché la prima persona. Io ho il foglio della sport. Va bene, potete entrare. Sì, guarda quanto sono cresciuti i capelli. Lara, mamma, c'hai i capelli lunghissimi. Fammeli vedere no, da dietro. Me ne invento tutto. Che belli, guarda quanto sono lunghi. Sono bellissimi. A Ferrara, per entrare sono rossetti. No, basta tagliarli, sta ballando. Sempre a pagamento. Che paladini. Belli. Ma palazzo rossetti di che? Del comune. Ah, proprio tutto dove sei messo con me? Noi siamo una trape, mamma. Abbiamo una scuola italiana. La trape. Della scuola italiana. Lo so. No, siamo pieni di api. Siamo pieni di api qua, sono 3.000. Cioè, tu peccato. Hai fatto bene. Bella te mamma, non ti sei persa d'abitudine proprio. Patatina mia, quanto mi sei mancata. Vedete, questo succede ad essere una youtuber, ti portano. Grazie zia. Che mi hai messo il latte, peccato. Ah no, io non bevo più caffè. Questo è di mamma. Tieni mamma. Bevi tu. Mamma, guarda. Dimmi. Oh che bello, piccolo piccolo, che bello, ha preso piccolo, che bello.
piccolini. Ah, dicevo, non bevendo il mio 15° caffè della giornata, stavo dicendo che stiamo mangiando tra le api e le vespe. Sì, adesso vi lascio una storia che ho fatto prima per farvi capire la gravità. Vai a trovare i nonni, dicevano, ti divertirai, dicevano, ci sono le vespe, ci sono le vespe. I nonni sì, ciao nonna, ciao nonno, belli miei. E le vespe, pure madre, le vespe, le vespe. Questa è un'opera di nonno, che nonno come sapete è pittore. Dagli anni 60. Dagli anni 60, ma guardate quanto è bello questo. Stupendo. Cioè, non so perché, ma mi piace un sacco. Guardate che belli questi fiori. Ma dai, ma questi sono i miei fiori preferiti, nonno. Sì. Questi sono quelli là, beh? Sono i miei fiori preferiti, quelli. Io me invento, però. Nonno, sono i miei fiori preferiti, nonno. Vai, cucù. Amore, cara. Cucù. Signora, salve, agenzia, facciamo le sopracciglia. Faccio le sopracciglia a nonna. Grazie. Grazie, prego. Agenzia togliere sopracciglia di nonna. Ho detto questa pinzetta gliel'ho regalata io. Ah, ah, che bella. Ti riesco a tagliare tutto così. Io da quando sono piccola che faccio le sopracciglia a nonna. Perché lei giustamente mi fa, aia, ne vedo. Aia, ne riesco a pià. Quindi ci sono io. Sì. Nonno Alfredo che gli ha fatto la spada. Nella roccia. E nonno, Lara, mamma, sei una combattente. Wow, stiamo andando a far fare un giretto sulle giostre bimbi. Questo, tanto ve lo faccio vedere, è il residence dove hanno una casa estiva i miei nonni e ci vengo molto molto spesso, a parte mia zia, dove vengo molto molto spesso ad Ardea e ci ho passato praticamente un sacco di tempo quando ero piccola, ma non mi sono mai fatta grande amicizia perché, cioè, quando venivo stavo sempre con i miei nonni, quindi... Eccolo Samuel. Comunque quello che stavo dicendo è che qua ci ho passato praticamente tutta la mia infanzia e sono sempre stata qui, diciamo, d'estate, a parte che in Puglia ovviamente, questa è poco fuori Roma, però ho passato un sacco di tempo qui quando ero piccolina e poi anche un pochino più da adulta, però negli ultimi periodi un po' meno, però ci torniamo spesso a fare le grandi magnate. Quanto magniamo quando stiamo qui da nonna? Tanto. Si vede. Si vede. Si vede. Ho detto l'autografo sulla manina, solo che non vorrei farti male. Aspetta. Ah, non scrive tanto. Ok, nel frattempo sono circondata dalle tesorine, stanno arrivando. Ciao. Ci possiamo fare la foto con te? Ok, sta facendo la foto anche Lara con delle tesorine. Stamattina fuori. Oh. Tu non ti sei mai visto oggi, quindi ciao. Te ho la conferma che un po' mi assomiglia. Guardate. Figlia, mi assomigli. Un minimo. Professore, sì. Guardate. Questa sono io da piccola. E stavo montando e mi sono accorta che non c'è una conclusione a questo video. Comunque bellissimo che il video si è stoppato a io che ho capito che sono identica a mia figlia, cioè grazie Arca. No, è che effettivamente non mi è mai assomigliata tantissimo, quindi vedere quella foto di me da piccola comparata a lei da piccola, cioè lei adesso, è straordinario. Ce l'ho anche qui davanti, è wow. Comunque sì, io molto spesso sto montando sul letto perché così poi quando finisco, quando clicco l'ultima cosa della serie, oh, ho finito, poi faccio. Allora, dopo che siamo stati da nonna e ho mangiato tantissimo, siamo andati al ristorante e ho mangiato abbastanza, però tutto pesce, quindi yes, molto buono oltretutto, molto molto buono. E vi lascio con le Insta stories che ho postato oggi, secondo me molto importanti. Volevo chiarire una cosa per quanto riguarda il video di oggi.
Il video di oggi è stato molto più che criticato perché praticamente non ho fatto capire, scusatemi, colpa mia, non ho fatto ben capire che cavolo volevo dire, qual era la grande notizia. La notizia è quindi che finalmente adesso come lavoro vero e proprio ho YouTube e un progettone del quale finalmente non solo vi posso parlare ma vi posso portare con me, ed è una cosa che aspettavo da tutta la vita, è il sogno della mia vita. Il fatto è che finalmente ho potuto letteralmente togliere di mezzo tutti quei lavori che stavo facendo che non c'entravano niente con quello che veramente volevo fare, e finalmente l'ho potuto fare, quindi per me è un cambiamento allucinante. Poi vi giuro che piano pianino capirete tutto, anzi in realtà nemmeno troppo piano pianino, tra pochissimo uscirà un vlog dove appunto vi porto con me e... quindi non vedo veramente l'ora. E comunque scusatemi perché non mi sono spiegata bene io, questo è il problema di stress, scusate. Quindi niente tesoro, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, vi voglio un mondo di bene e sempre qui 14:30, sempre su questo canale, per un altro video bello, bello video, solo Provenza.